Do il benvenuto a Daniela Talamonti. Buon pomeriggio Daniela e benvenuta a Diretta 1. Buon pomeriggio a voi, grazie Paolo per avermi ospitata. È un piacere perché parliamo di questa gran bella iniziativa che vedrà protagonista la palestra di spin in via del Molino a Marina di Altidona, con un corso gratuito di autodifesa per le donne, quindi 5 lezioni, no? Che daranno un po' i fondamentali a chi vorrà partecipare, ricordiamolo, è gratuito, per conoscere le nozioni base o comunque per sapere come comportarsi in caso di situazioni poco gradite, no Daniela? Com'è nata l'idea di questo corso? Esattamente, in realtà la mia associazione propone corsi di autodifesa femminile dal 2010. La novità di quest'anno è che finalmente, grazie anche al contributo di Coop Alleanza 3.0, del Comune di Altidona e dell'Unione Sportiva Acri, riusciamo ad offrire una bellissima e meravigliosa opportunità gratuitamente, come giustamente hai sottolineato, a tutte le donne del territorio. L'Acri da tempo riesce ad organizzare corsi di autodifesa. L'obiettivo è quello appunto di aiutare tutte le donne a evitare molestie, aggressioni, e cercheremo anche di insegnare, seppur in 5 incontri, a distinguere tra il pericolo reale e il pericolo potenziale, perché dobbiamo ricordarlo, la prima forma di autodifesa è assolutamente la prevenzione. Ok, quindi conoscere e imparare anche a come comportarsi, no? Perché può darsi che ci sono minacce che necessitano un comportamento tra virgolette più aggressivo e altre invece più moderato e solo verbale, quindi bisogna avere anche la consapevolezza e essere in grado di valutare al meglio le situazioni, no Daniela? Come funziona? Esatto. Si insegna anche questo, infatti, immagino. In base alla tipologia di aggressione noi insegneremo delle metodologie per far fronte all'aggressione in maniera efficace. Potrebbe essere la fuga, il che significherebbe prevenire ed evitare lo scontro fisico, oppure un confronto fisico che speriamo ogni donna sia in grado di sostenere grazie alle tecniche difensive che noi andremo ad insegnare con il contributo del direttore tecnico di questo corso, che vorrei ricordarlo è l'istruttore di Krav Maga del Centro Italia Defendo, Emanuele Conti. Ok, senti, ma sono lezioni alla portata di tutte, nel senso che bisogna avere qualche caratteristica fisica, anagrafica, oppure tutte possono partecipare? Come funziona? Il corso è assolutamente aperto a tutte le donne dai 18 anni ai 99. Per le ragazze di minore età abbiamo chiesto la presenza di un adulto, di un genitore che faccia da tutor. Le tecniche saranno molto semplici, quindi si prescinde dalla preparazione fisica e atletica della partecipante, anche perché cercheremo di spiegare tecniche così semplici che permetteranno alla donna di difendersi non effettuando una supremazia fisica nei confronti dell'aggressore, per lo più si tratta sempre di un aggressore maschile, ma attraverso una agilità e una scaltrezza fisica che potrebbe appunto salvare anche la vita in alcuni casi. Quindi il corso è sicuramente alla portata di tutti. Ci sarà una breve introduzione, una breve preparazione fisica e poi si passerà direttamente ad insegnare tecniche e metodologie. Senti, tu hai mai fatto corsi del genere, nel senso sono secondo te partecipati? Qual è il clima che si respira insomma all'interno di queste iniziative? Sì, io come ti dicevo organizzo corsi di autodifesa femminile dal 2010, inizialmente come allieva e poi grazie all'esperienza accumulata negli anni anche come affiancamento all'istruttore. Le donne che vi partecipano sono molto interessate, agguerrite, disposte insomma a non soccombere di fronte ad un'aggressione che potrebbe avere qualunque motivazione e natura, dallo stupro, che purtroppo sarebbe il caso più tragico devastante, alla semplice rapina, furto o aggressione a fini appunto così, giusto per molestia, farci, certo. esatto, giusto per divertirsi un po', perché a volte una donna subisce aggressione anche da parte di chi non conosce altro che la noia, e quindi per divertirsi purtroppo si fa anche questo. Le donne che abbiamo accompagnato in questo percorso sono sempre state molto soddisfatte, ne escono con una maggiore consapevolezza e quindi con un'autostima sicuramente potenziata.
Bene, ottimo. Senti, Daniela, quando inizia il corso? Diamo qualche informazione tecnica per chi volesse partecipare, quindi gli orari, le date delle lezioni, insomma, dici tutto. Allora, il corso si distribuirà in 5 incontri, il primo dei quali avverrà venerdì 24 maggio alle ore 19 presso la sede di SPIN della mia associazione in via del Molino a Marina d'Altidona. Okay. A seguire poi i successivi 4 incontri, venerdì 31 maggio e poi il 7, il 14 e il 21 giugno. Importante ricordare a chi parteciperà che questo è un progetto integrato, quindi insegneremo le tecniche difensive, ma ospiteremo anche le rappresentanti del CAV, Centro Antiviolenza Femminile, per far sì che una donna, prima o dopo un'eventuale aggressione, sappia di quali servizi poter usufruire per un supporto psicologico. Il CAV è un centro antiviolenza che ha sportelli distribuiti in tutto il territorio, ce n'è uno anche qui a Pedaso, un comune limitrofo alla mia associazione, e credo che la presenza del CAV sarà di estrema importanza, questo per offrire un servizio a 360 gradi alla potenziale vittima di aggressione. Bene, bene Daniela, allora noi rimandiamo poi per chi volesse approfondire meglio, leggere e trovare anche i numeri di telefono al pezzo che abbiamo pubblicato su Cronache Fermane, basta cercare appunto corso gratuito autodifesa per le donne, Marina di Altidona, e sicuramente appare l'articolo, poi insomma tienici aggiornati su come andranno le lezioni, certo, e tutto il resto, insomma facci sapere, certo, noi siamo con te e con tutte queste belle iniziative come questa, gratuite, che vanno appunto a vantaggio di quelle che possono essere situazioni spiacevoli, come dicevi tu. Ti ringrazio Paolo, questo spazio darà ancora più risonanza all'evento. Ci trovate quindi sulla pagina Facebook Unione Sportiva Acli Marche, sulla pagina Facebook ASD di SPIN e nell'articolo che avete pubblicato c'è anche un mio recapito telefonico. Il corso è aperto a tutti, però ci terremo anche a contenere il numero delle adesioni per evitare situazioni troppo caotiche e seguire bene tutte le allieve che vi prenderanno parte. Perfetto. Io davvero vi ringrazio e spero di risentirci a breve dandovi una documentazione foto, video e numerica di una massiccia. Volentieri, volentieri. Poi ecco, tra l'altro immagino che se ci saranno anche più iscrizioni di quelle previste verrà replicato, quindi insomma ci sarà la possibilità per tutti con un po' di pazienza di partecipare a questi momenti formativi, no Daniela? Come funziona? Ce ne saranno altri, non sarà sicuramente l'ultimo. Per garantire la gratuità attingeremo ancora una volta al buon cuore della Commissione delle Pari Opportunità, come anche del mio comune ospitante, come anche dell'Unione Sportiva Acli. Diciamo che intorno abbiamo una rete di supporto anche economico importante, quindi ci auguriamo di poterci ancora contare per il futuro. Perfetto, grazie Daniela, buon lavoro a e complimenti. Paolo. Ciao!